Un convegno su Ines Giganti-Curella. In questo primo novecento del Partito Popolare e Democrazia Cristiana abbiamo pensato di ricordare adesso una grande donna, Ines Giganti-Curella. Una grande donna perché è stata la prima donna deputata regionale subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata sindaco di Licata, una prima donna sindaco di Licata e poi una donna presidente della Banca Sant'Angelo. Una donna che seppe coniugare impegno politico, testimonianza cristiana e doveri familiari, perché Ines Curella fu moglie e madre esemplare di ben 7 figli. Ines Curella si innesta nell'azione politica dei cattolici in questo secondo dopoguerra, impegnandosi a favore delle classi più povere, più disagiate, mostrando competenza, mostrando serietà, mostrando amore verso i problemi sociali, sia in assemblea regionale, sia nelle attività sociali. Ella si dibatté per poter elevare le condizioni in cui vivevano le nostre popolazioni agrigentine. Oggi si parla tanto di politica, ma si parla di politica senza competenza. Guardare pertanto ad Ines Curella significa ricordare che è possibile fare politica se c'è competenza, se c'è professionalità. Ines Curella addirittura si era laureata a Firenze in lettere classiche e mostrava una preparazione culturale veramente enciclopedica. Quindi diamo appuntamento? Diamo appuntamento giovedì presso l'Aula Giglia della provincia di Agrigento e ad illustrare la figura di Ines Giganti-Curella. Questa volta abbiamo invitato due donne e sono l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che è deputata regionale e sindaco di Montevago, e l'onorevole Maria Grazia Brandara, attualmente sindaco di Naro. La figura, la biografia di Ines Curella sarà illustrata dal genero l'avvocato Michelangelo Taibbi.